Gianni Colacione per Libri.tv, siamo a Monte Silvano, oggi è 24 marzo 2013 e abbiamo appena seguito anche in diretta appunto con Libri.tv il congresso dell'Associazione Radicali Abruzzo. E da questo congresso è scaturita appunto un nuovo segretario che è Renato Ciminà, abbiamo qui con noi e niente, lo vogliamo sentire un pochino, intanto congratularci per questa elezione e un pochino anche sentirlo su l'idea, l'indirizzo che voleva dare a questa associazione, ovviamente in collaborazione con tutti gli altri, per questa sua appunto nuova periodo appunto di carica e di incarico politico che è quello della segreteria. Grazie. Innanzitutto credo che sia un onere per me più che altro essere stato eletto stamattina segretario di Radicali Abruzzo. Cosa intendo fare? Con gli altri naturalmente, perché da soli. Riportare, allargare la base dell'Associazione Radicali Abruzzo, occuparci di tutte le cose che in Abruzzo non vanno. Posso fare solo un esempio di cui mi sono occupato in prima persona, ossia il Teatro Romano di Interamnia, che è da 20 anni così che hanno stanziato dei fondi, e questa è la mala giustizia italiana. Stanziarono, credo nel 1999, 800 milioni per riportarlo alla luce. All'anno scorso siamo arrivati a 3 miliardi, a 7 miliardi di vecchie lire, vecchio conio, per non fare nulla. Quindi occuparci di queste cose che non vanno. Ho citato l'Ombrina Mare, ossia quelle perforazioni sulle coste abruzzesi al largo di Ortona, credo anche di Pescara, e forse anche della costa teramana. Insomma, andare avanti con i temi ovviamente radicali. Senti, come ti sembra, anzi vorrei che tu indicassi anche, perché insomma ha detto al segretario, è importante, quali sono le altre due cariche che ti affiancheranno e come pensi di collaborare con loro? Dunque, il presidente è Roberto Di Masci, il tesoriere Mario Paparella. Collaborare pienamente, ma non solo con loro, io credo che noi dobbiamo collaborare con tutti gli iscritti, vederci il più spesso possibile, discutere e avere delle idee su come poi proseguire il nostro cammino, almeno fino a novembre. Bene, allora auguri a Renato Ciminà, gli segnaliamo che su Libri TV abbiamo, questo è il secondo congresso che abbiamo di Radicali Abruzzo, quindi abbiamo un certo archivio storico di questa associazione, auguri ancora e buon anno diciamo come segretario. Grazie davvero e speriamo che porti fortuna.